una città che ha tante potenzialità, ci sono tante cose buone, anche cose buone fatte dall'amministrazione che mi ha preceduto. Non impiegheremo il nostro quinquennio a cancellare tutto il lavoro fatto dalla precedente amministrazione. Partiamo da qui aggiungendo cose nuove utili per lo sviluppo della città di Mantova. Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. È un'iniziativa che io apprezzo molto proprio perché è un'iniziativa col marchio Mantova, quindi un'iniziativa originale. Io parteciperò, questo è il mio numero che mi hanno dato. È la testimonianza che la città di Mantova riesce ad esprimere grossi talenti e grosse personalità nel mondo industriale e quindi nella voglia di intraprendere. Naturalmente l'amministrazione comunale deve essere fiera di questa presenza. L'amministrazione è molto molto attenta a tutto ciò che avviene all'interno dei quartieri, quindi non solo nel centro storico. I dirigenti scolastici sono vicini a noi, vicini al provveditorato e hanno capito l'importanza di questa azione e di questo sforzo fatto sia dal provveditorato che dal comune, che ovviamente mette delle risorse per poter lasciare aperta questa scuola. Siamo riusciti molto velocemente a iniziare questa demolizione che è attesa da anni dal quartiere. Questa demolizione porterà anche un ampio respiro a tutti gli abitanti che gravitano all'interno di questa piazza che si creerà. È un evento che ormai è consolidato nella tradizione mantovana. Un evento importante per tutta la città perché è rivolto principalmente a quella fascia di cittadini che vive con maggior disagio lo svuotamento, lo spopolamento della città durante l'estate. Sono convinto che la vittoria di Nicola Sodano segnerà un grande passo in avanti per la città, per tutti i mantovani, perché si attendevano questo grande cambiamento dal dopoguerra. Credo molto nella forza tranquilla del vostro nuovo sindaco. Ha molti progetti in testa, ma li vuol fare con calma, nel modo giusto, perché probabilmente crede, insomma, vuol mettere delle basi solide. Sono 2 mesi che sto a Mantova, ho conosciuto questa città che è ricca di cose belle. Ho messo il mio modo di lavorare, che è un po' quello di fare immagini. Naturalmente qui c'è la musica, c'è il canto, c'è tante altre cose e poi c'è la diretta. È una magia per Mantova quella che sta avvenendo in questi giorni, quella che culminerà con la rappresentazione di sabato e domenica. E dopo comincerà un po' il lavoro nostro, il lavoro degli amministratori, perché cercheremo di mettere a frutto i vantaggi di immagine, di notorietà per la nostra piccola città nel mondo. Il Festival della Letteratura sarà un po' il modello di riferimento per le modalità di sponsorizzazione e di patrocinio delle attività del Comune, perché qui c'è una grande sinergia fra il contributo pubblico e il contributo privato. Ha avuto delle intuizioni geniali, questa del museo archeologico è una di queste, ma non è la sola, insomma. Mantova è esplosa, è passata da piccola città di provincia e quasi di campagna in una città invece dal respiro internazionale. È
questo è un premio molto importante che fa onore a questa città, appunto Mantova, e spero onestamente di essere presente qui anche in futuro, e quindi questo vorrà dire che il mio lavoro di attore cinematografico continua nella strada giusta. Ci stiamo, come dire, caratterizzando per essere la città delle eccellenze. Sono contento che gli organizzatori di questo evento nazionale abbiano apprezzato il contributo del Comune di Mantova. Abbiamo già degli interessi in comune legati all'autostrada, all'aeroporto, quindi ci sono tutta una serie di attività che legano già Verona a Mantova. Bisogna semplicemente rafforzarle pensando ai due sistemi economici e produttivi in maniera da servirli entrambi. Il dibattito di oggi è nella sede opportuna per poter affrontare questi temi. Creare un polo che comprende Verona, Mantova e Lago di Garda significa creare un potentato di attrazione turistica e di attrazione in genere molto importante e molto significativo. La cosa bella di questo festival è che ha un carattere di internazionalità, un carattere, come dire, di apertura della città all'Europa, e quindi questa è una bella cosa. Abbiamo voluto, con pochissimi soldi pubblici, mettere in piedi un cartellone interessante e importante che durerà 40 giorni. È stata un'occasione per poter raccontare di persona la verità dei fatti, per poter garantire la vicinanza del Comune a questa struttura di Lunetta, quindi il mantenimento degli impegni previsti nella convenzione sino al 2012. Un saluto al sindaco e tanti complimenti per la vittoriosa campagna elettorale. Mi sembra che siano 64 anni di conduzione della sinistra, no? Certo, quindi, presidente, certo. Un grandissimo successo, complimenti Nicola. Sono stati premiati in base non solo alle loro caratteristiche, una sportiva, l'altra culturale, l'altra di arte, spettacolo, di umorismo, ma anche perché hanno sempre rappresentato, dovunque sono andati, la mantovanità. Era tanti anni che non venivo a suonare qua, e quindi lo dicevo prima, io non è che ne faccio una malattia, non è che tutti gli anni io voglio suonare il 31 dicembre, se c'è una cosa che mi piace lo faccio. Visto che sia la fortuna di stare in una città salotto come Mantova, venite a vedere il concerto, non ve ne pentirete. Sarà un consiglio comunale provinciale, un consiglio comunale congiunti presso la sala magna o l'aula magna dell'università il giorno 27. In quell'occasione avremo modo di proporre alcune testimonianze. Non è solo rievocare quello che è successo, l'importante oggi è l'attualizzazione di quello che è stato allora. Anche oggi assistiamo a discriminazioni, assistiamo ad atti di violenza, atti di intolleranza che non fanno parte del mondo civile. È una ferita che riguarda tutti, non una parte o l'altra. Come ha detto il presidente Napolitano, l'ho ripetuto oggi, questi sono morti perché semplicemente volevano essere italiani. Qui a Mantova il giorno del ricordo, da punto di vista istituzionale, è stato quasi mai, va bene, celebrato. Nell'intenzione dell'amministrazione, della nuova amministrazione, cercare di favorire il più possibile queste manifestazioni legate al contesto della città, con l'aiuto dei commercianti che si uniscono e si fondono in queste manifestazioni.
È una lanterna di carta che i bambini e la cittadinanza di Mantova ha potuto accendere questa sera, visto che nella giornata del risparmio energetico abbiamo spento alcuni dei monumenti più importanti. L'assunzione di responsabilità di questo tipo sta a significare appunto la volontà di mettere in campo gli sforzi più importanti e più significativi per continuare a far sì che il Centro Internazionale d'Arte di Palazzo Te continui a rimanere il perno dell'attività culturale della città di Mantova. Molto bello aver fatto qui al Centro Baratta una festa che purtroppo avevamo programmato per la piazza, quindi per tutta la città, comunque è riuscita molto bene. I festeggiamenti appunto proseguiranno tutto l'anno e speriamo di poter coronare il sogno di questa città con la visita del Presidente della Repubblica. Il governo italiano è dotato da oggi di uno strumento di colloquio e quindi anzitutto di ascolto con le realtà locali. Ci abbiamo tenuto ad essere a Mantova. È un segnale di speranza perché oggi le amministrazioni locali e anche i territori del nord e Mantova in modo particolare è in una situazione di bisogno. Dare le piante, in questo caso qui il rosmarino, la salvia, la citronella, è veramente una gioia. Incontrare tutta questa gente, i bambini, le maestre, anche i normali cittadini, fa sentire il calore della città. Abbiamo fatto di tutto per far ripartire il cantiere, l'abbiamo fatto ripartire in una maniera colta, quindi privilegiando e assecondando anche le iniziative intorno alle scoperte archeologiche che vengono valorizzate grazie all'accordo fatto col Comune. Questo è un ulteriore contributo che diamo sia in termini di sicurezza che in termini di protezione civile per il controllo delle sponde dei laghi. Un bel biglietto da visita per la città di Mantova, un'area funzionalmente collegata con la pista ciclabile che costeggia il lago, funzionalmente collegata con ogni 5 minuti con un passaggio di autobus che va in città, insomma una bella realizzazione, un servizio importante per il turismo a Mantova. Fatto importante che questa manifestazione avvenga proprio il 25 aprile, il giorno della liberazione, e quindi con la mia Willis ho voluto partecipare per un fatto morale anche storico, ma soprattutto perché questi eventi, oltre a ricordare la storia, danno anche uno slancio alla città dal punto di vista turistico. Gesto penso più che doveroso, perché credo che quando ci sono questi tipi di iniziative penso che nel limite possibile bisogna sempre presenziare e dare il proprio appoggio, la propria mano come si può. Due assist, due gol, no? Però è meno faticosa la campagna elettorale. È una grande solidarietà da parte della città, insomma una bella cosa, dai. Poi la Nazionale Cantanti è un'opportunità per Mantova. Grande accoglienza, è una città appunto per quel che vedo da gente generosa e partecipe, quindi sono stato molto, molto contento oggi di partecipare a questa festa e probabilmente ci rivedremo anche a settembre, perché ormai sono vari anni che partecipo al festival. Questa struttura rappresenta un momento importante per la socialità di questo quartiere, però dobbiamo avere il coraggio di dire che questa è la struttura più bella della città di Mantova. Un grande servizio alla città che colloca il quartiere di Lunetta al centro della città dal punto di vista sportivo.
in una città che obiettivamente è carente di strutture sportive, oggi aggiungiamo e mettiamo a disposizione delle società sportive mantovane un nuovo palazzetto polifunzionale che sarà in grado di soddisfare le esigenze di molte società. Il fischio è il simbolo dell'inizio di un cammino, quindi non è un punto di arrivo alla giornata di oggi, ma è il fischio che segna l'inizio di una partita nuova per questa città, una partita che giocherà e valorizzerà il ruolo dell'UNESCO. Cento anni di attività della Lubian e a 40 anni di distanza dal primo premio Lubian. Una serie di date, una serie di coincidenze per celebrare una famiglia importante di Mantova che ha dato lustro alla città di Mantova nel mondo. Un territorio che esprime concretezze date da un'azienda che sono 100 anni che è sulla breccia, quindi un lavoro, ma un territorio che esprime anche la creatività. Una grande accoglienza della città di Mantova a questo raduno degli artiglieri, un raduno che rende onore alla città di Mantova e che mette Mantova al centro di eventi nazionali. La prima soddisfazione è il fatto che tutte le delegazioni sono venute, no? Da Nevers, da Charleville, da Puskin, da Madison, da Oradea, da Weingarten, da Bressanone. Un modo per aprire la città di Mantova all'Europa. Quest'anno noi abbiamo dato un modestissimo contributo, non so se è di 5.000 o 10.000 euro, no? Quindi questo è un modo per responsabilizzare le realtà che vogliono fare qualche cosa per la città ed è un risultato molto positivo. Visto il museo delle auto storiche dei pompieri di Mantova, che sicuramente è uno dei musei più belli al mondo, è nata l'idea di invitare i pompieri di New York a Mantova in occasione del decennale dell'attacco alle Torri Gemelle. Non c'è una nuova titolazione, insomma questo palazzo aveva già una titolazione che era stata, insomma, forse con troppa superficialità nascosta e messa in secondo piano, e noi ridiamo dignità, diciamo così, a un'amicizia. La Biennale dell'Arte di Venezia, presente in Lombardia, solo a Mantova e a Milano, quindi un grande onore. Mi auguro che la mostra qui a Mantova, come altrove, abbia fortuna di pubblico, ma la sensazione è di piacere, di scoperta, che è l'opposto di quello che le biennali hanno fino a 2 anni fa stabilito nel rapporto con i visitatori. È un collegamento importante che si aggiunge al collegamento già che con APAM riusciamo a fare con il mezzo pubblico. Ed è un'altra delle iniziative molto concrete che realizziamo. Il nostro impegno per valorizzare sempre di più il sito UNESCO Mantova e Sabbionetta. Quindici anni di festival, però un festival sempre nuovo. Un'inaugurazione informale, molto sobria, come nello stile del festival, quest'anno ancora più sobria perché, insomma, in effetti aver tagliato i discorsi degli amministratori politici significa aver tagliato i discorsi di chi diceva sempre le stesse cose. È un'emozione grande perché io sono qui dalla prima edizione, quando dicevo prima, quando apro l'agenda dell'anno dopo. Ho già segno le date del festival, nessuno me le tocca ed sono vere 7 settimane di grande eccitazione,
questa città è meravigliosa, certo. Abbiamo il peso di non sciupare questo patrimonio e di valorizzarlo al meglio. Io sono molto felice che accanto a noi volontaristicamente abbia accettato di collaborare una grande azienda di comunicazione, della più grande del mondo, che è la Mackin Erickson. Mantova al centro del mondo in onore di Tazio Nuvolari, e questo per noi come comune è sempre una cosa importante e entusiasmante. Io in particolare è qualche anno che partecipo e ovviamente sono molto vicino al Gran Premio Nuvolari. E pensare che la scuola in Italia possa divenire festa partendo magari da Mantova potrà essere un bel messaggio, in modo che i ragazzi vadano a scuola un po' più sereni e gli insegnanti la smettono di andare a scuola con il piffero che non finisce più. Lo sport riesce a far fare le cose che i genitori e gli insegnanti non riescono a far fare, cioè le regole. Vedere a Mantova tanti tricolori come in ogni parte d'Italia in occasione del 150° anniversario è una grande, enorme soddisfazione. Una soddisfazione che, permettetemi, faccio un piccolo atto di modestia, che io ho doppia, perché so quanto ho faticato per ottenere che il 17 marzo fosse festa nazionale, data che è un crinale. L'Unità d'Italia campeggia al centro delle piazze di Mantova, un momento che rende onore alla città di Mantova, la visita del ministro rende onore ai lagunari, rende onore alla nostra città. Mi sembra strano di non averlo vinto prima, cioè dovevo arrivare ad avere 45 anni per vincere il premio FICE, devo dire che mi irrita un po' se ci penso. Credo di meritarmelo e sono molto orgogliosa. È stato un modo per sottolineare come Mantova a livello culturale presta molta attenzione a tutte le iniziative di qualità e questa è una rassegna di grande qualità per il cinema italiano. Per la prima volta esce dall'Africa, un'anteprima assoluta, questo mosaico che è un'icona di questo museo di Tunisi, che è il Museo del Bardo, che è appunto Virgilio tra le due muse. E per noi è un grande vanto perché è come portare la Gioconda africana qui a Mantova. Vediamo questa città riprendersi il ruolo di capitale della cultura, ruolo che ha avuto al tempo dei Gonzaga e che di tanto in tanto aveva ritrovato in varie occasioni. Mantova merita di riprendersi la scena. Nuovo accesso alla città, il centro storico che si allarga, un intervento in piena sintonia con gli stimoli che abbiamo per continuare ad avere i requisiti di città patrimonio dell'umanità UNESCO. Mi sembra, al di là degli effetti estetici che possono essere soggettivi, c'è un discorso oggettivo invece funzionale, è ritornata ad essere una piazza. Il progetto si chiama Scuola in Ospedale. Abbiamo chiesto ai dirigenti delle tre scuole medie, la Bertazzolo, l'Alberti e la Sacchi della città di Mantova, che ben volentieri hanno aderito al progetto, per cui la classe del bambino ricoverato, che starà in quell'aula attrezzata, potrà collegarsi tutte le mattine col bambino stesso presso la struttura ospedaliera. Insieme si può fare meglio per i cittadini e insieme si può fare meglio per ottimizzare i costi, insieme si può fare meglio per promuovere un'azione amministrativa su un territorio che è diviso amministrativamente ma che è ormai un unicum territoriale. La
l'amministrazione chiede un ulteriore sforzo alla polizia locale, che come al solito risponde prontamente con un grande spirito di sacrificio e di abnegazione. Questo posizionamento di piante che abbiamo fatto corona un intervento di sistemazione complessiva della piazza con la sua asfaltatura, un posizionamento ordinato delle macchine. Abbiamo già fatto la predisposizione anche della videosorveglianza. Inauguriamo questo lavoro di vera e propria riqualificazione urbanistica, la demolizione della piastra, come voi sapete, con la realizzazione di questo spazio. Credo che sia il segnale della grande attenzione di questa amministrazione ai quartieri in generale, e in particolare dove ci sono opportunità date dal fatto che si è costruito un percorso col contratto di quartiere. Ah, Mantova, Mantova, che città che avete, straordinaria, ma questo lo sapete, è una città comunque che porta la bandiera della cultura. L'Arlecchino d'Oro è un punto di riferimento per fare meglio, per buttarsi, per aprire altri mondi. Sono molto onorato di riceverlo, questo vostro premio Arlecchino d'Oro. Una grande emozione per me come per tutta la città ha risposto in una maniera meravigliosa, in modo corale, tanta gente sia dai martiri di Belfiore, tanta gente in piazza, insomma una grande gratificazione per la storia di questa città, c'è tanta voglia di unità d'Italia. Abbiamo bisogno di vedere il bicchiere mezzo pieno e spero che il Capodanno qui a Mantova sia l'inizio di questo nuovo trend meno pessimista di quello che è stato quest'anno. Ufficializzato l'accordo con il consorzio tassisti mantovani, che prevede l'erogazione di un contributo per l'utilizzo dei taxi da parte dei nostri cittadini non vedenti attraverso uno strumento innovativo che è la CRS, la Carta Regionale dei Servizi. E oggi qui celebriamo l'ennesimo passaggio che dimostra che la scelta fatta dalla Regione di puntare sulle fondazioni, sullo stimolo della responsabilità, sulla vicinanza dei territori, dei comuni, delle fondazioni bancarie è stata una scelta vincente e il Mazzali è riuscito ad interpretare e riesce ad interpretare al meglio questa visione. La gestione sta facendo veramente le cose in grande perché ha fatto ripartire la pallanuoto. L'anno scorso ha vinto il campionato e quest'anno ci sta portando alcune fra le migliori squadre di pallanuoto italiane. Arriveremo intorno a ottobre ad approvare in Consiglio Comunale il PGT, quindi entro l'anno, e questo è un segnale forte, credo che la cittadinanza apprezzerà, perché come sapete sviluppare e proporre e condividere soprattutto un piano di questo tipo non è cosa semplice. La situazione è sotto controllo, c'è una grande attenzione da parte della nostra
amministrazione. Ovviamente c'è una sproporzione enorme fra le responsabilità che abbiamo su un patrimonio così importante e le piccole casse del Comune di Mantova. Il tema della sicurezza ormai è all'ordine del giorno, è una priorità importante, imprescindibile per tutti i comuni, e infatti con i comuni della Grande Mantova si sta costituendo la possibilità di un coordinamento delle attività di polizia locale. Il primo passo è stata questa riunione fra i sindaci, gli assessori alla sicurezza e i comandanti delle polizie locali di 5 comuni. Il vantaggio è di continuare a operare concretamente sul fronte delle piste ciclabili. Noi abbiamo la volontà come comune di allegare al piano di governo del territorio il bici plan. Mi riempie di orgoglio perché mai avrei pensato da capo del laboratorio di ritornare proprio in questa bella città che amo veramente profondamente. Risultato importante perché si mettono in rete i più importanti musei cittadini che appartengono a istituzioni diverse. Molto importante per la città, innanzitutto per il ritorno economico immediato che c'è stato e che è stato dichiarato in oltre 1 milione di euro, ma soprattutto un grande intervento di promozione per la città di Mantova. È sconcertante, no, il pensiero di vedere, dopo tante mostre tradizionali, una mostra come quella della Pixar a Palazzo Te. Apre un dibattito veramente importante sulla cultura. Questo dibattito nasce a Mantova e la cosa mi fa piacere. La festa di primavera è una ricorrenza, però è anche l'occasione per invitare le persone a riflettere sull'importanza di alcuni servizi. Sono servizi che costano alle famiglie e costano alla pubblica amministrazione, però sono momenti indispensabili. Questa iniziativa si accompagna al sostegno che il Comune sta facendo al CDA degli istituti Gonzaga, che gestiscono appunto questo complesso, in quanto gli istituti Gonzaga hanno presentato una richiesta di finanziamento alla Fondazione Cariplo. Un risultato molto importante, vi sarà una cabina di regia che periodicamente valuterà l'andamento di questa collaborazione, un protocollo che vale 2 anni, quindi alla fine di questi 2 anni si potranno tirare delle somme importanti. Palazzo Te rappresenta la mantovanità in modo eccellente, è un punto di eccellenza che va appoggiato, va aiutato, va capito, perché in questo momento di carenza di finanziamenti, di carenza di risorse, l'attività non può essere fatta producendo mostre, come è stato fatto in passato, di tanti costi, di poche entrate. Un'assemblea di livello europeo, un modo per mettere Mantova al centro di un dibattito europeo in un momento molto difficile per l'economia. I vertici delle rispettive associazioni degli industriali, delle più importanti associazioni industriali d'Europa, hanno buone idee da mettere in campo, e questo è un segno di speranza per chi fa l'amministratore pubblico oggi. Desidero ringraziarvi, ringraziare voi tutti.